quella ragazza non fa risa. Avete presente comunque quando tipo perdete la password del vostro telefono, oppure quando avete formattato il vostro telefono e vi chiede di rimettere l'account precedente Google ma voi non ce l'avete più, e quindi per questo motivo dovete spedire il vostro telefono in assistenza oppure in qualche centro dove vi spillano soldi eccetera? Da oggi non sarà più così, perché grazie a me oggi vi spiegherò il metodo per bypassare l'account Google. Ok ragazzi, se siete qui comunque ragazzi, siete interessati a questo fatto, se comunque non dovete usufruirne ma comunque siete interessati perché volete saperlo anche voi, magari un giorno potrebbe capitarvi, questo video fa il caso vostro ragazzi, ok? Sto facendo questo video perché ogni volta me ne viene qualcuno a casa, tipo mi chiede: Faris, ma mi formatti il mio telefono, c'ho questo problema, mi portano telefoni comunque che c'hanno quel blocco eccetera e non riescono a farlo, mi chiedono ti do 20 euro eccetera, e a me non me ne frega niente comunque, e quindi ho deciso di pubblicarlo e regalarlo a voi, cioè per 15 euro che mi davano persona non me ne fregava niente, anche se sono soldi comunque, però vabbè, ho preferito regalarlo a tutti voi comunque perché non me ne frega niente, perché molti vengono fregati da questi tecnici che spillano solamente soldi per delle cose comunque semplicissime da fare, ok? Comunque ragazzi, mi scuso per le lunghe mancanze dei video, visto che ne sto facendo uno al mese credo, perché molti stanno lamentando che non sto caricando più video, quindi da oggi ve lo giuro, lo dico ogni volta, però da oggi ve lo prometto, sarò più presente su YouTube di nuovo come prima, ok? Quindi caricherò Bug Clash Royale, di Rainbow Six eccetera, ok ragazzi? Non mi prendo nessuna responsabilità se avete rubato un telefono e volete fare queste cose eccetera. Io sto facendo questa cosa solamente per quelli che stanno avendo dei problemi. Se voi avete fregato dei telefoni e volete formattarlo e veloce il blocco eccetera, non mi prendo nessuna responsabilità, sono affari vostri, ok? Questo metodo è solamente per uso proprio per telefoni propri, capito? Non per telefoni trovati strada eccetera, perché rischiate voi, non rischio io, ok? Per meglio avvisare comunque, spiegare, perché molte volte sotto i commenti mi scrivete queste cose, ok? Cosa dovete fare adesso comunque ragazzi? Se avete il telefono bloccato e non potete entrare dentro a formattarlo, dovete cliccare comunque, tenere premuto il tasto di accensione mentre il telefono è spento, in più il tasto del volume su, tutti e due premuti, per 10 secondi tenetelo, ok? E poi mollate, vi porterà nel debug, ok? E formattate da lì. Molto semplice la cosa, se non ci riuscite, comunque c'è una guida su YouTube di tanti altri YouTuber che fanno questa cosa, che è una minchiata da fare ragazzi, ve lo dico sinceramente. Chiedere la verifica del vostro account con cui avete registrato il telefono eccetera, comunque so anche farlo per iPhone, ma questo farò un video a parte comunque, ok? Ma voi non potete mettere la verifica perché se non sapete la password o ve la siete dimenticata o eccetera, ok? Quindi cosa bisogna fare? Quindi allora, prima di tutto vi chiederà comunque la lingua eccetera. Poi mettiamo inglese, ok? Inglese use, non hook, ok? Quindi mettete inglese use come potete vedere dal video. È una cosa molto semplice, vai, collegatevi alla vostra connessione ragazzi. Dovete avere una connessione comunque attiva per forza, vi sto avvisando. Andate avanti e andate su add network, ok? Come potete vedere dal video. Qua dovete scrivere numeri a caso, scrivete lettere a caso, ok? Tenete premuto, dovete cliccare su assist, ok? E vi aprirà una pagina di Google. E vi chiederà comunque di creare un account, di loggarvi con l'account. Voi mettete no grazie e vi porterà su Google. Voi qua su Google dovete scrivere questo, che vi faccio vedere dal video. Test di PC. Ok ragazzi, se non lo vedete comunque dal video, non so se in che qualità si vedrà comunque. Ecco, vi aprirà la pagina, voi cliccate il primo, come potete vedere dal video. E vi aprirà comunque un'altra pagina, voi cliccate su accetta. Andate no grazie. E vi riaprirà di nuovo, adesso vi aprirà la pagina, ok? Voi cosa dovete fare in questa pagina? Scaricare il download in APK, come potete vedere che è questo. Voi cliccate su download APK, ok, ora lo scaricherà, aspettate un attimo, scusate. Il download si sta startando, ok, vabbè, ovvio. Cliccate su update permessi, ok, che è tutto in inglese, poi vabbè, lo trasformate in italiano comunque il telefono, non è un problema. Cliccate su ok quando vi uscirà questa cosa. Cliccate su Open. Ora aspettate un attimo e cliccate sul file. Ok. Andate su Setting, dovete andare come potete vedere. Quindi clicco Setting, ok. E andate su GNOME Search, ok, come potete vedere dal video. Ora tornate indietro. Ricliccate sul link e fate su Installa. Fate su accetta, comunque va, è ovvio quella cosa, se metti tornare indietro il download, e fate su open. Ora dovete cliccare su setup, il secondo comunque quello in basso, e andate avanti, ok? Quindi andate avanti, cliccate su ok,
Aspettate un attimo che sta caricando comunque. 2 secondi, ok, perfetto. Ora dovete ricliccare comunque o andate su installa. Andate su open. E andate tutto in basso, andate. E qui in basso dovete cliccare su IP data. Poi spuntate la spunta in basso. Quella in basso, solo quella in basso, mi raccomando. E andate su ok comunque, va, è ovvio. Cioè, per salvare le impostazioni. Ok, ora il vostro telefono si riavvierà. Vabbè, come potete vedere, restart comunque. Attendere prego, c'era scritto. Visto che in inglese, per chi non sa comunque cosa c'è scritto, Android, ok, Huawei, questo lo faccio per il P9 comunque, P9 Lite, però si può, funziona comunque con tutti i telefoni, questo metodo, ok. Quindi non darà problemi per altri telefoni, eccetera. Non so per quanto potrebbe funzionare questo metodo, però avete questo problema di abusarne il prima possibile, prima che venga bloccato. Poi vabbè, se viene bloccato ne rilascerò altri comunque di metodi del genere, ok. Andate, cliccate lì, ok, perfetto. Noi ripetiamo di nuovo quella inglese, mi raccomando. Dopo la cambiamo la lingua, ricordatevelo. Adesso use, ok. United States, ok, perfetto. Stati Uniti, ok. Date skip. Continua, se non avete la scheda, se avete la scheda vi uscirà direttamente questo comunque. Ok, andate avanti. Ok, cliccate. Skip. Perfetto, congratulazioni, successo. Ok, perfetto. Tablet, ok, ed è perfetto, il vostro telefono sarà sbloccato senza nessun problema e niente. Ok ragazzi, come avete visto dal video, comunque il vostro telefono verrà sbloccato subito direttamente. Metodo molto figo, naturalmente poi dopo dovrete cambiare la lingua da inglese e metterla in italiano, una cosa molto semplice, basta andare in impostazioni eccetera. Il metodo comunque funziona con il 99% dei telefoni nuovi tranne iPhone, perché per iPhone c'è un altro metodo diverso, e infatti molte persone che hanno iPhone me li hanno portati, comunque li ho sbloccati. Io non ho ancora fatto un video, dovrei farlo se c'è richiesta, se me lo chiedete. Comunque se arriviamo 1000 like sotto questo video rilascerò il video per sbloccare gli iPhone, ok? Se vi interessa comunque ragazzi. Una piccola parentesi, questa nuova rubrica credo che piacerà un bel po', visto che vorrei anche un po' cambiare, oltre a Clash Royale, portare sempre bug di Clash Royale, vorrei portare anche qualcosa che potrebbe interessare a tantissime altre persone, come IPTV eccetera e quant'altro, comunque cose che possono interessare non a un pubblico che gioca solo a Clash Royale, ma a un pubblico generale, ok? Che gli interessa l'informatica, visto che io ho abbastanza esperienza nel campo di informatica, visto le cose che ho creato, Debo Project, Abo, eccetera. Non sto qui comunque a dire ciò che ho creato, basta cercare su Google sinceramente, ok? Se arriviamo a 1000 like sotto questo video rilascerò naturalmente il video su come sbloccare un iPhone, qualsiasi versione di iPhone, naturalmente mi sembra una cosa ovvia. Diciamo che per l'iPhone è abbastanza complicato, però si può sbloccare tranquillamente da casa vostra invece di spedirlo e aspettare 3 mesi per riavere il telefonino comunque. E basta, quindi se arriviamo a 1000 like, lascio il video del like. Quindi ragazzi, come sempre un saluto a Farris, iscrivetevi ai social per avere info, eccetera, e quant'altro comunque. Come sempre un saluto a Farris, ci becchiamo al prossimo video, bella ragazzi.